La caccia e la solidarietà. Anche quest'anno la sezione di Concesio dell'Anno Migratoristi, nell'ambito del premio Marco Rovetta, ha devoluto in beneficenza un contributo economico destinato a 4 realtà del territorio, impegnate nel sociale. La cerimonia di consegna si è tenuta a Concesio, davanti ad un folto pubblico, alla presenza dei dirigenti dell'Anno Migratoristi e le autorità civili. Siamo grati all'AMU per la sua presenza nella comunità, che è importante, anche il gesto di questa sera lo dimostra fino in fondo. E poi siamo davvero vicini alla famiglia Rovetta, ricordando Marco, la sua testimonianza di vita. Marco era un bravo ragazzo, era uno dei nostri ragazzi, attivissimo dentro l'associazione, attivo nella protezione civile, era un ragazzo che tutti lo ricordano, una persona di grande disponibilità. Questa sera vediamo un po' positivo, vediamo un po' di risorse belle, perché tutta questa gente che è qui, sia l'associazione, sia le 4 realtà che vedete lì, sono persone che cercano di tenere in piedi la società. In questo momento di grande divisione, di grande confusione, ecco, cerchiamo di fare coesione, di tenere uniti, di tenere in piedi i ponti, perché di questo abbiamo bisogno. Questa è stata una realtà molto bene, quindi ringrazio Domenico, tutto il consiglio, per questa iniziativa. Saluto volentieri Marco, il presidente nazionale, che anche con questo gesto riesce a dimostrare ancora una volta anche che sono i cacciatori. Diciamo, Domenico a volte l'opinione pubblica non vede bene questa realtà, ecco, questi gesti invece dimostrano che c'è qualcosa di importante, che c'è un rapporto diretto con il territorio, con la comunità, perché questo va sottolineato. Quindi davvero grazie a tutti per questa iniziativa, che è davvero bella e anche commovente. Vorrei che si riuscisse a portare in evidenza meglio e di più il ruolo che il nostro mondo, dico come mondo venatorio, gioca anche sul campo della solidarietà e della vicinanza ai meno fortunati e a chi soffre. Non solo le famiglie dei nostri cari, dei nostri amici che purtroppo ci hanno lasciato, ma in generale. E io proporrò quest'anno all'assemblea che avremo a marzo di fare un censimento delle tante iniziative che la nostra associazione realizza su tutto il territorio a livello nazionale, a livello di singoli gruppi, con finalità benefiche di solidarietà, perché sono moltissime, moltissime le occasioni in tutto il territorio nazionale di visibilità dell'impegno dei cacciatori per l'ambiente, per i meno fortunati, per chi soffre. E proporrò anche alle altre associazioni a livello nazionale di fare la stessa cosa per portare a galla, come diceva anche l'amico sindaco Retali, che ringrazio sempre per le sue splendide parole, per portare a galla quello che è veramente il nostro animo di persone e di persone cacciatori, che credo purtroppo sia troppo spesso nascosto da tante falsità e infamità. Noi siamo persone che hanno una sensibilità e lo dimostrano facendo e realizzando iniziative come queste per il bene di chi è meno fortunato e di chi soffre, come fanno anche tante altre persone, a cominciare dai volontari di queste associazioni, che mi fanno dire che gli angeli non sono solo in cielo, ma sono anche in terra. Grazie. Chi sono i cacciatori? I cacciatori, lo diciamo sempre, sono parte integrante della società civile, impegnati nel sociale, nel mondo della solidarietà, oltre che naturalmente per quanto riguarda la loro passione, che è la caccia. Qui siamo con Domenico Grandini, presidente regionale dell'Anno Migratoristi, perché si è appena conclusa la cerimonia che ricorda per lei il terzo anno Marco Rovetta, una cerimonia di consegna di una cifra che date sempre in beneficenza. Questa volta l'avete devoluta a 4 associazioni. Sì, questa è la terza edizione di questo premio Marco Rovetta, che noi ricordiamo è deceduto al 7 agosto del 2013, cioè abbiamo fatto il 2014 e il 2015 le prime due edizioni con le scuole, con l'Istituto Comprensivo di Concesio, con due, diciamo,
due iniziative. Iniziative, diciamo, producevano queste classi dei lavori e poi veniva riconosciuto. Abbiamo speso ogni anno 4.000 euro. Quest'anno abbiamo voluto, siccome le scuole qualche cosa, qualche possibilità anche di acquistare dei materiali era stata data, abbiamo ritenuto, il Consiglio all'unanimità ha concordato su questo, di riconoscere quattro associazioni che sono sul territorio bresciano. Quindi avete diversificato. La spesa finale, siccome abbiamo aggiunto anche una quinta iniziativa che è quella dei terremotati, abbiamo in definitiva speso la stessa cifra. Perciò 4.000 euro anche quest'anno suddivisi tra le cinque iniziative. E qui cosa abbiamo fatto? Abbiamo ritenuto di ricordarci dell'ABE, questa associazione bambino emopatico, dove oltretutto un nostro associato è rimasto coinvolto perché un bambino di 3 anni e mezzo l'ha perso in prima persona ed era qui anche presente a ritirare il contributo. Poi l'ANT, che è l'Associazione Nazionale Tumori. Poi il COSP, che è il Centro Operativo Sanitario di Bovezzo, con sede a Bovezzo, e poi il Consultorio Diocesano. È un'iniziativa alla quale ha partecipato il nostro Presidente Nazionale, il Sindaco di Concesio, quasi tutta la Giunta del Comune. Insomma, un'iniziativa che è riuscita, ritengo, molto bene, e per noi comunque l'importante che riteniamo doveroso è quello di andare avanti e ricordarci. Ecco, Domenico, io ho detto all'inizio, questi sono i cacciatori. Diciamo, cioè, che la solidarietà, non voglio... l'impegno civile. No, è quello, non è che abbiamo bisogno di dimostrare, noi siamo persone come lo sono gli altri. Quando c'è bisogno di ricordarci di qualcuno che ne ha di bisogno, ci siamo, come ci sono quelli che non vanno a caccia. Che io voglio dire che il cacciatore è migliore degli altri. Certo, forse meriteremmo qualche meno critica, però insomma la società oggi è quella che è. Viviamo in questa società, però nella società noi cerchiamo di capire quali sono, qual è il fabbisogno e dove è possibile. Il cacciatore oggi è identificato per quello che non è. Infatti, purtroppo è questo. Questo qui è... Complimenti, questo vi fa onore, è un'associazione sempre molto viva, quella dell'ANU, è rivolta proprio, cioè, verso chi ne ha bisogno, verso queste situazioni, e continuerete di questo passo. L'impegno è quello di continuare, poi io sono facilitato da un consiglio che quando c'è qualche cosa da fare nel volontariato e nel ricordarsi di chi soffre è sempre disponibile, perciò ho vita facile e lo faccio volentieri. Anche i soldi che darete ai terremotati, prima di darli, sì, vi assicurerete che finiranno nelle mani giuste? Ecco, abbiamo l'associazione nazionale nostra che sta facendo anche una raccolta, però adesso intanto abbiamo stanziato la cifra, è stata data in mano una persona e questa sera con una busta dei contanti, perché non potevamo certo intestarli a qualcuno, e adesso però andremo a valutare bene come utilizzarli, perché vogliamo che arrivino sul posto, ecco, sarà poi che non si disperdano, no, poi come tante sottoscrizioni, assolutamente. Perciò grazie Domenico, e facciamo ancora gli auguri di Natale invece a tutti gli amici che ci seguono. Beh, grazie a voi, e veramente gli auguri a tutti quelli che guardano la vostra trasmissione, ai cacciatori tutti, indipendente poi delle associazioni alla quale uno partecipa. Andiamo avanti a preoccuparci dei nostri problemi tutti assieme, e auguri.